Come trovare un'agenzia di booking? Beh, intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La domanda è difficile, complessa, ma soprattutto è mal posta. Perché in realtà l'agenzia di booking non si trova? E lo dico fin da subito per evitare di creare troppe aspettative da questo video. Però è bene ragionarne anche perché la cosa è venuta fuori da una discussione con alcuni sulla mia pagina su Facebook. E quindi è un argomento che può essere interessante. E soprattutto è bene porsi il problema dell'agenzia di booking per chi vuole trovare delle date, soprattutto delle date di un certo tipo. Potrei usare un'espressione parafrasata. L'agenzia di booking non si trova, si attrae. Perché molto spesso noi DJ, che magari con delle velleità artistiche facciamo la nostra musica, cerchiamo di proporci qua e là, mandiamo email, contattiamo persone, però la cosa è molto fine a se stessa e molto spesso, quasi sempre, neanche abbiamo delle risposte. È molto difficile riuscire ad attrarre delle agenzie di booking secondo la nostra spontanea volontà. È molto più facile che siano le agenzie di booking a cercare i DJ, quelli giusti. Questo perché non esiste più l'impresario con la valigetta che va a giro a vendere e non lo fa neanche online, laddove potrebbe essere anche molto più semplice. Però, in realtà, per come si sono evoluti i tempi, le procedure e anche le dinamiche legate alle serate, ai booking, alla programmazione dei locali e festival, questo ruolo assume tutta un'altra forma nel periodo che stiamo vivendo. In realtà sono le agenzie di booking a prendere i DJ che funzionano per qualche motivo, che sono già vendibili. In sostanza, un DJ, come un qualsiasi artista, deve essere un personaggio già compiuto, già con una sua identità ben definita e un'identità già vendibile per poter appunto essere parte di alcune dinamiche. Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Come riesco io a trovare le date, a fare dischi per le etichette giuste, se non ho accesso in nessun modo? Ovviamente se lo sapessi, molto probabilmente sarei a giro per tutti i festival del mondo. Però ci sono delle cose di cui posso parlare con assoluta certezza. Fare un disco o una produzione e cercare di piazzarla qua e là difficilmente porta risultati. Quello che si può e si deve fare per chi, ripeto, ha velleità artistiche è costruire la propria figura giorno dopo giorno, con le date che ognuno riesce a trovare di per sé e con le produzioni. Le produzioni si possono piazzare attraverso contatti, diretti o meno, ma sempre anche lì evitando di mandare email e demo a caso. È sempre bene andare in maniera mirata, contattando le persone, instaurando dei rapporti, delle relazioni, per poi riuscire a realizzare delle release, aumentando sempre di più il livello. Ecco come si può, in teoria, riuscire ad arrivare a dei booking veramente di livello, ognuno per quello che è il proprio settore specifico, con il lavoro continuo e costante. Realizzare produzioni del genere che vuoi suonare, realizzare produzioni che ti rappresentino in qualche modo, prenderti le date anche lì nel contesto giusto, nei contesti giusti, delle situazioni che ti rappresentino e ogni cosa che si alimenta a vicenda o come anche la presenza online, quindi tutte le attività di autopromozione, per riuscire a creare un pubblico intorno a sé. E ne abbiamo già parlato di questo. Quando hai un pubblico, quando hai qualcuno che ti segue, ecco che le agenzie di booking arrivano. Se i tuoi dischi funzionano, se i tuoi video girano, se le tue serate sono belle e interessanti e sono gli altri a raccontare esaltati di quello che hai fatto e non tu stesso, ecco che puoi attrarre un'agenzia che ti spinge secondo quelli che sono i propri canali. Diffida da chi ti chiede dei soldi per poter essere rappresentato. Diffida da chi ti promette chissà che cosa soltanto per riuscire ad entrare nelle tue grazie, diciamo così, e
ti fida da chi ti racconta un mondo che non esiste più, ammesso sia mai esistito, ma cerca di portare avanti il tuo lavoro per tutti quegli aspetti che devono essere curati nel creare giorno dopo giorno la tua figura professionale. Ci sono anche poi delle finte agenzie nel quale il DJ stesso, che con gli amici degli amici, tende a farsi rappresentare da qualcuno e semplicemente gli avvicino, un po' come chi fa fare alla propria moglie la segretaria, come se avesse un management di chissà quale tipo. Ti potrai far raccontare da chiunque produttore che lavora veramente forte che sono i management legati alle etichette che ti contattano se sei un personaggio interessante, fai produzioni interessanti, per poter essere loro a rappresentarti. Ecco che già in questo modo cambiano le cose, cambiano le prospettive e puoi ottenere dei risultati veramente concreti. Questa è l'unica strada che penso possa esistere per riuscire ad attrarre e non a trovare l'agenzia che fa per te. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.